Si trattano ovviamente i temi delle donne in politica, ovvero quella che è alla vista di alcuni ancora oggi la difficoltà di poter conciliare una vita femminile con l'attività politica che richiede veramente grandissimo tempo. Oggi abbiamo tantissime sindache, tutte grandissime donne che riescono invece a conciliare quello che è la loro attività politica amministrativa con quella anche di cura, di attenzione per la famiglia, per il lavoro, per quella che sono tutte le varie attività, a dimostrazione di quanto sia oggi superato il vecchio pensiero che la donna deve stare a casa a cucinare e non possa invece fare la carriera. Sempre di più si vedono anche donne che ricoprono dei ruoli importanti a livello dirigenziale nelle aziende, ma la disparità è ancora tanta. Il lavoro da fare non è tanto, è tantissimo. Molte volte diciamo che ci rendiamo conto anche quando siamo all'interno delle decisioni o quant'altro. Ancora diciamo che è un mondo che parla molto al maschile e che sorride troppo spesso al femminile. Noi non vogliamo sorrisi, ma vogliamo la possibilità di esprimerci giustamente con tutte le pari opportunità possibili. Non credo che dobbiamo, per quanto per tanti anni e per diverso tempo è stato un contributo sottovalutato, andare a sostituirci al maschile, piuttosto un connubio che nella complessità tutti insieme può dare delle risposte migliori. Siamo ancora poche, no? Anzi, ultimamente, se guardiamo a livello provinciale, le donne sindache sono leggermente diminuite, nel senso che hanno avuto il sopravvento i maschi, però è un ruolo dove le donne comunque ci mettono la passione, la tenacia, sicuramente anche con un punto di vista diverso da quelli degli uomini, ma non diverso per principio, diciamo, diverso perché siamo proprio diverse, perché abbiamo delle sensibilità diverse. Voglio pensare anche che le persone cominciano a fidarsi anche di avere come ruolo in un comune, come insomma amministratrici donne. Questo per me è veramente una cosa importante. Ecco, ho fatto un po' questa riflessione e credo che se noi ci guardiamo intorno, ecco, tutti cominciano a fidarsi, anche gli uomini, delle donne.